Salve cipollotti e benvenuti in questo nuovo video. Questo è il video della gita di Star Wars. È tutto iniziato qualche giorno prima del 21 dicembre, quando mi sono messa a fare delle mini spade laser. Ho ordinato da Amazon degli Starlight, ovvero quei braccialetti che si illuminano al buio, e con del nastro isolante ho fatto tipo la barretta inferiore delle spade laser, o almeno ci ho provato. Days later. Mi sono svegliata più tardi del previsto e ho iniziato a truccarmi con la compagnia di Matilda. Allora, oggi è il giorno di Star Wars e piove a dirotto. Io sono in ritardo come al solito, ma si preannuncia una giornata fantastica. Una volta arrivata in stazione ho incontrato alcuni di voi, abbiamo poi aspettato altre persone e poi una volta al cinema ci hanno raggiunte altre persone ancora. Avete delle domande da fare a Yoda? La Reilo sarà canon? Attenzione! La teoria mia potrebbe essere... La tua realtà? Beh! Direttamente da, non mi ricordo il paesino che volevo prendere, però metti in Inghilterra. Per Natale, esatto. Aspetta, devo abbracciare, grazie. Sei stato troppo carino. C'era una Firenze. Però si è deformato un po'. Fa vedere. Guarda, Mattia. Ho dovuto guardare qua che si chiama. Questo l'ho già visto per te. No. No.
No, vabbè. Cavolo, bello. Ma disegni bene per vedere. Giulio, grazie, veramente stupendo. Mi viene da piangere. Ma è Giulio, in realtà è una grande artista. Quello è l'obiettivo. Giulio è una grande artista. Ah, cioè, invece sei brava di quelli interpagati che stanno eventualmente meglio di quelli da. Se vuoi cucirlo da qualche parte. Sì, questo posso metterlo nella. Come si chiama? Bottino di jeans. È bellissimo. Wow, è veramente. Tra l'altro, 2 hours later. Stiamo appena uscendo, non proprio appena, ma siamo usciti dal. Siamo usciti e esatto. Siamo moderatamente soddisfatti. Moderatamente. C'è qualcuno però qua dietro. Mi dite se siete soddisfatti del film. Sì, sì, io sì. Tranne il buon Roschi. Il buon Roschi non buon so Roschi fa. Cioè me l'ha montato con un film schifoso. Dai. L'ho trovato un bel film. Però siamo contenti, tutto siamo sommato. Allegri. Ma sono riprese a caso. Professional YouTubers. Much later. Il vlog si interrompe qui, confermando ancora una volta che io sono veramente pessima nel vlogging. Però ci tenevo molto a ringraziarvi per questa gita, perché insieme a quella per Endgame è stata veramente bella. A me piace sempre molto incontrarvi, scambiare due chiacchiere, in particolare quando abbiamo un film da vedere insieme, perché poi, insomma, abbiamo tutta una giornata per poterne parlare. Questa di Star Wars per me è stata molto speciale, perché è stata anche un po' a fine anno, quindi, sai, quel momento in cui inizi a pensare, fare i bilanci. E pensandoci, questi due eventi, Endgame e Star Wars, hanno un po' caratterizzato questo mio anno, cioè erano un punto fisso da attendere, qualcosa che avevo da aspettare. Alla fine forse questa è la cosa bella, no? Soprattutto di questi film evento, il fatto che puoi aspettarli. E mi mancherà molto avere qualcosa da aspettare. Come vi ho detto altre volte, questi anni in generale, quest'anno poi, sono stati molto complessi per me, ci sono stati grossi cambiamenti nella mia vita, insomma, non sono stata bene per un po' di tempo, ci sono state tante cose che sono successe anche nella mia vita personale che, insomma, mi hanno reso questo anno molto difficile. Però, insomma, come dire, sono riuscita a trovare un po' di leggerezza attraverso queste cose qua, attraverso l'attesa di questi eventi, l'attesa di incontrare voi, l'attesa di vederci tutti insieme per condividere una passione. Una delle cose che a me piace di più di YouTube è proprio il riuscire a creare questo legame con chi ha voglia di ascoltarmi su questa piattaforma. Non so, sono veramente molto grata di tutto questo. Non me lo sarei mai aspettato all'inizio. Magari sì, mi aspettavo, come dire, di crescere come canale, ma non mi aspettavo questo tipo di rapporto, perché adesso non voglio esagerare, però obiettivamente a me piace molto parlare con voi, chiacchierare con voi di quello che ci passa per la mente, avere le nostre cose, tipo, non lo so, i nostri modi di dire, le nostre ricorrenze varie. E non lo so, mi sembra di avere una piccola famiglia qui sul web. Sono molto molto felice di questo, in particolare in questo anno che appunto per me è stato molto complesso, lo avete visto anche sul canale, perché ho fatto molti meno video, molte meno recensioni, ci sono stati grandi cambiamenti nel canale e sinceramente non mi aspettavo che molti avessero ancora voglia di seguirmi nonostante io non sia per niente costante. E ogni due mesi sparivo, insomma, grazie, cioè grazie per avermi supportata nonostante tutto e grazie per far parte di questa piccola grande famiglia. E niente, spero che questo non sia l'ultimo video dell'anno, perché prima della fine di questo 2019 vorrei caricare il video su Star Wars. E niente, io vi auguro buone feste, buon qualsiasi cosa voi festeggiate.
Vi auguro di passare questi giorni di vacanze con le persone a cui volete bene. E niente, ci vediamo alla prossima. Ciao! Missing someone.